Buonasera e benvenuti alla nona edizione di Trame, Festival dei libri sulle mafie. Il festival è promosso dalla Fondazione Trame e dall'Associazione Antiracket Lamezia. Lamezia o Lamezia? Lamezia. Lamezia, diciamo Lamezia. Vi informiamo che è possibile sottoscrivere la tessera civico Trame per sostenere il progetto culturale Trame Festival, il lavoro nelle scuole lametine, il civico Trame, la costituzione di parte civile nei processi alle cosche, l'assistenza alle vittime di racket e usura. Il titolo del prossimo incontro è La moneta cattiva. Interverranno Anna Lapini, Stefania Pellegrini e Gaetano Savatteri. Verrà presentato il libro L'impresa grigia, le infiltrazioni mafiose nell'economia legale, un'indagine sociologico-giuridica, di Stefania Pellegrini, edito da EDS. È possibile acquistare il libro presso il bookshop del festival al Chiostro San Domenico e presso il book corner qui al lato del palco. In fondo al palco. Vi invitiamo a silenziare i telefoni cellulari per non disturbare l'incontro. Vi ringraziamo per l'attenzione e auguriamo buon ascolto. Grazie. Prego, accomodatevi. Anna Lapini. Non ha silenziato il telefono. Ci abbiamo un altro microfono, Vincenzino? Dai, daccelo, che sprechiamoci questa volta. Siamo in tre, uno ciascuno. Salutiamoci. Scusa, devo far dire due parole. Sì. Il presidente della Calabria sulla scelta. Va bene, la faccio io. Va bene. Ettore Falvi, presidente della Calabria. Va bene. Allora, buonasera a tutti, ringraziamo Confcommercio che come sapete è anche un nostro partner in questo progetto e in altri progetti. Stefania Pellegrini ha fatto un ponderoso, denso, importante libro sulle infiltrazioni economiche mafiose, che abbiamo chiamato così, se abbiamo semplificato, La moneta cattiva. E io farò delle domande come di semplificazione, perché questo è il mio mestiere. La prima domanda è questa: ma in realtà, in un momento come di crisi del credito, di difficoltà delle imprese, perché noi dovremmo essere così ostili alla cosiddetta moneta cattiva? Cioè, alla fine i soldi non puzzano, arrivano dei soldi dentro le imprese, si mettono nel circuito economico, diciamo da un punto di vista proprio cinico, che ci frega dove vengono i soldi? Che cosa succede a un'impresa? Niente, si piglia questi soldi, certo avranno qualche guaio perché i mafiosi non sono delle personcine che amano il libero mercato, però complessivamente c'entrano questi soldi nel mercato. Qualcuno lavora poco, magari poi l'impresa chiuderà, però magari avrebbe chiuso prima. Ci potrebbe essere questa, diciamo, provocazione? Cioè, ti rispondo. È una provocazione che raccolgo. Raccolgo perché in verità è il tema essenziale. È il tema essenziale che fa riferimento un po' alla responsabilità sociale e alla miopia sociale, no? Sia degli imprenditori, sia dei commercianti, sia del contesto sociale della collettività, quindi dei consumatori. Perché parlo di miopia? Perché all'interno di questo libro è un libro diciamo multidisciplinare e in quanto multidisciplinare ho utilizzato fonti di diversa natura, tra cui naturalmente tantissimi atti giudiziari che mi sono letta, atti di indagine, analisi storiche, analisi sociologiche. E qual è l'elemento che emerge, ne parlavamo prima con Anna, che è sempre lo stesso refrain, cioè è sempre la stessa dinamica. L'imprenditore che è comunque in crisi, l'imprenditore che ha comunque necessità di capitali, l'imprenditore che nella stragrande maggioranza ora cerca capitali. Apro una piccola parentesi, io vengo dall'Emilia Romagna dove sta celebrando, chiuso il primo grado, inizierà l'appello, uno dei più grandi processi, il più grande processo all'Andrangheta in Italia, dove il pubblico ministero nel requisitorio ha detto chiaramente: in questo processo noi non abbiamo mai visto l'indranghetista andare verso un imprenditore, abbiamo visto sempre solo imprenditori ad andare a cercare indranghetisti. Chiudo la parentesi. Quindi un imprenditore che ha bisogno di liquidità,
il sistema ovviamente economico bancario non è disponibile perché richiede naturalmente un certo livello di garanzie e quindi chiede comunque questi capitali. Questi capitali entrano all'interno dell'impresa e vengono attualmente fatti veicolare attraverso vari escamotage di falsificazione dei bilanci, fondamentalmente, perché naturalmente non possono essere giustificati questi capitali. Falsificazione dei bilanci e tutta una serie di appunto metodi che vengono narrati perché non è un libro di economia né il diritto tribunale tributario ed altro. Dopodiché cosa succede? Succede che il soggetto naturalmente che ha prestato questi soldi tra l'altro li presta ma li cede in cambio di molto spesso una quota societaria, una piccola quota societaria che inizia anche il 5%, 10% che aumenta sempre di più. E la questione qual è? Che l'imprenditore perde la sua identità di imprenditore, nel senso che non può più porre in essere le scelte imprenditoriali, perché l'impresa diventa l'impresa del soggetto, diciamo, che ha finanziato la rinascita dell'impresa, che ha dato la possibilità all'impresa di partecipare agli appalti, perché c'è stata la possibilità di riaggiornare il parco macchine. E queste aziende vi rivincono gli appalti, ritornano a essere competitive sul mercato, ma dura poco perché in realtà la criminalità organizzata non è un agente reale di mercato, ma è un agente che agisce come alterazione dei sistemi di mercato a proprio vantaggio. E nel momento in cui entrano quei capitali è esattamente la posticipazione della fine dell'azienda, con la differenza naturalmente che l'imprenditore non solo perde l'azienda ma perde anche la propria libertà. Questa è la miopia dell'imprenditore, che io ribadisco, non capisce che con questi signori non si fanno affari. E anche la responsabilità di questi imprenditori che non solo perdono la loro azienda, ma ovviamente avvelenano il sistema economico, perché è come se all'interno di un puzzle inizio a alterare la forma di una tessera e ovviamente anche tutte le altre tessere si devono modificare per adattarsi a tutto questo. Ed è provoca, ed è un'alterazione proprio del sistema sociale vero e proprio. E quindi la risposta alla tua provocazione è esattamente questo, cioè la mafia non è un sistema che porta comunque ricchezza, è un sistema di sfruttamento del territorio, è un sistema di sfruttamento dell'economia, e di conseguenza questo va a scapito di tutti, perché nel momento in cui tu vai a veleni e metti a ovviamente in discussione i principi del libero mercato, innanzitutto la concorrenza, libera concorrenza, naturalmente anche tutti gli altri piccoli imprenditori o commercianti non potranno più essere competitivi nei confronti di questi soggetti che naturalmente hanno una forza per stare sul mercato che l'imprenditore o il commerciante onesto non ha più. E questo comporta naturalmente il fatto che non è più possibile anche per i giovani, no? Avviare delle attività commerciali nuove, e non è più possibile per i giovani trovare lavoro, un lavoro non pur che sia, ma un lavoro tutelato, tutelante, perché all'interno di questa azienda, e poi mi occupo anche di misure di prevenzione patrimoniale, quindi vedo come sono le aziende nel momento in cui arrivano i sequestri e le confische. E in queste aziende non c'è lavoro tutelato, non c'è lavoro tutelante, in queste aziende il lavoro viene sfruttato, in queste aziende questi imprenditori che appunto hanno ceduto alle consorterie hanno deciso di trarre quei benefici competitivi impropri della mafia, che sono benefici competitivi che abbassano anche il costo del lavoro del 30%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'impresa mafiosa, partecipazione mafiosa, ha un costo abbassato del 30% del costo del lavoro e quindi è estremamente competitiva per quanto riguarda gli appalti, e quindi vince gli appalti. Poi vorrei parlare con te anche del fatto che questo non è un fenomeno solo meridionale, anzi,
responsabilità sociale dell'impresa. Commerciante. Il commerciante alla fine, voglio fare tutta un'intervista così, diciamo, mettendomi dalla parte come della malafede o dalla buona fede di chi dice il contrario, ma la responsabilità del commerciante in fondo rispetto a chi? Al suo cliente. Che responsabilità c'è il cliente, il commerciante rispetto a... Tu devi vendere la merce buona, dire che sia, devi vendere quello che dici di vendere, non so fare il tuo cliente. Poi alla fine il commerciante mica c'è una responsabilità rispetto a tutto il mondo. Questa cosa della responsabilità civile e sociale del commerciante barra imprenditore, piccolo imprenditore, non è che come la stiamo un po', stiamo sovraccaricando il commerciante che già c'ha sulle spalle una tassazione altissima, una burocrazia complicatissima, anche di diventare sentinella etica? Il commerciante è una sentinella etica. Ma forse no, dico. Ma lo è, no, dico... lo è sempre stato. Nei nostri negozi sono cresciuti perfino i figli dei professionisti che gravitano intorno al quartiere. Io mi ricordo che molti figli di persone che andavano a lavorare all'uscita da scuola li lasciavano da noi perché erano sicuri e i genitori li raggiungevano lì. Questo spirito di vivere la società, il quartiere, la strada, il centro in cui vive, cercando di capire se sta bene, se sta male e facendo parte integrante della sua vita, è quello che gli piace, è quello che vuole fare. Vuole vivere dignitosamente, far prosperare la sua azienda in una società che gli piace, in un centro sicuro, alla portata di tutti, anche dei figli propri, perché anche lui ha dei figli, anche lui li manda a scuola e ha le stesse difficoltà. E rispetto a quello che diceva Stefania del fatto dell'avvicinamento con il capitale mafioso, anche nella piccola impresa abbiamo visto che ci sono stati cedimenti. Purtroppo è questo il problema. Anche nella piccola impresa a conduzione familiare, anzi spesso... Purtroppo è quello che stiamo vedendo anche emerge dai nostri centri studi. Hai fatto un'analisi, mi pare, recentemente. Certo, perché la Confcommercio ha un ruolo sociale, è la rappresentante di imprese oltre 700.000, la più grande in Europa, che comunque hanno responsabilità sociale, quindi ha un ruolo sociale. Facendo uno studio di settore ci siamo resi conto che dal 2008 al 2018 hanno chiuso 63.586 attività, l'11% dei negozi. Sono in genere piccole attività, imprese familiari. Da alcune di queste attività è emerso delle condizioni anomale. Questo infiltramento della moneta cattiva, magari mal consigliato dal commercialista. Quello che è piaciuto molto nel libro di Stefania è proprio il fatto di aver posto l'accento su una categoria di persone, i professionisti, che non erano mai emersi. Se tu stai in difficoltà, perché purtroppo il mercato, lo sappiamo benissimo, è quello che è, le regole del mercato del commercio online, la mancanza, la riduzione del potere d'acquisto degli italiani, la diversità, il cambiamento di costume, ci sta tutto. E alla fine c'hai un commercialista che, facendo i conti, ti dice: ma ti posso anche cercare di dare una mano? È possibile che
la delusione di un fallimento, perché anche in questo dobbiamo, col nostro ruolo sociale, dobbiamo aiutare l'imprenditore. Fallire un'impresa non è il fallimento umano, no? Invece chi ha l'impresa familiare la vive come un figlio, e quindi il fallimento di quella impresa è il fallimento stesso della sua vita. E allora, pur di non farla fallire, magari dice: ma chissà, forse ce la faccio a pagare. Qui poi la legge discerne tra la vittima, chi è vittima e chi non è vittima. Non lo so, non do una giustificazione. Poi nel libro Stefania infatti distingue varie posizioni, la vittima è contigua, il colluso, certo, l'acquiescente. Certo, non voglio dare una giustificazione, però c'è una radice anche per i piccoli. Il momento è difficile e si può cadere. E questo è il compito, il ruolo sociale che abbiamo noi come associazione di categoria, come corpo intermedio, è quello di sensibilizzare, informare, divulgare questa cultura della legalità, perché come dice Stefania, alla fine le aziende chiudono. Se tutti i commercianti, i piccoli, gli imprenditori, i ristoratori, i benzinai, che ti posso dire, se tutti gli imprenditori venissero fossero persuasi che comunque la sua azienda deve chiudere, forse non cederebbe. Abbiamo bisogno di divulgare e di informare. Nel film Il Padrino, che io ho amato molto, l'avvocato, il consigliere, è un non italiano. È una figura che è dentro la famiglia, addirittura è una specie di figlio adottivo di Don Vito, però rimane dentro, non sarà mai il figlio. Utile, esterno e interno, partecipa a tutte le riunioni, è l'uomo che viene mandato nelle missioni dove bisogna presentarsi con le armi della parola e non con quelle della violenza. E poi c'è una scena drammatica in cui, nella resa dei conti tra la famiglia e il consigliere, Michael, il figlio, sceglierà la famiglia rispetto al fratellastro, che è di un'altra razza, diciamo così, di un altro sangue. I professionisti che tu individui mi hanno fatto molto ricordare questa figura interna e esterna che ci aveva il consigliere di Don Vito. È una figura che non è mai dentro, che può essere utilizzata sia nel settore legale che illegale. Una specie di Giano Bifronte che si può muovere tranquillamente dal mondo legale. E stiamo parlando... Ora, io la cosa che mi chiedo è, ancora più che il commerciante, ancora più che l'imprenditore, il professionista ha un codice deontologico, c'ha un ordine spesso, c'ha un albo, c'ha i corsi di formazione, c'ha appunto un codice deontologico come i giornalisti, i medici, gli avvocati, gli architetti. Com'è possibile che questa categoria, che anche quella culturalmente sicuramente più attrezzata dei propri clienti spesso, perché quando spesso il mafioso è, come dire, un violento, ricco trafficante di droga, l'avvocato è quello che conosce la legge, che sa lo strumento per recitare il denaro, per esportarlo, per farlo muovere. Com'è possibile che questo settore, diciamo, più professionalizzato si sia così esposto e sia diventato così? O è vero quello che diceva ieri Gratteri, quello che diceva Gratteri raccontando nella City, che un professore spiegava ai suoi alunni di economia: a noi non ci interessa da dove vengono i soldi, ci interessa se dobbiamo farli muovere come ci chiedono. Beh, io ho messo in questo libro tutta me stessa e tutta la mia esperienza didattica. Io insegno mafia e antimafia, ma insegno anche etica delle professioni. Quindi quando parlo di responsabilità sociale, parlo di responsabilità sociale dei professionisti, perché mi sono resa conto in questi anni, tra l'altro io insegno giurisprudenza, quindi ovviamente mi rivolgo direttamente ai futuri avvocati, ma anche ai futuri magistrati, sono andata anche a fare lezioni di responsabilità sociale alla Scuola Superiore di Scandicci e alla magistratura, proprio perché è
un elemento fondamentale e io ritengo che sia l'unica speranza proprio sia questa, cioè il recupero etico della professione, ma un recupero del ruolo sociale della professione. Io tratto dei professionisti non perché li voglio demonizzare, ma perché voglio chiamarli, no? Al recupero di un ruolo sociale. Dici bene, tutti, perché se un professionista deve fare riferimento comunque ad un ordine. No, volevo anche chiederti se poi, nella tua analisi, gli ordini quante volte e con quale tempestività sono intervenuti per sanzionare in qualche modo il loro collega che è finito in un processo, in un procedimento, che poi magari ne è uscito con una prescrizione. Ci sono questi numeri o dobbiamo, questi ordini non servono a niente, no, aboliamoli? Il discorso è questo, il ragionamento che faccio io è proprio questo, nel senso che comunque c'è una responsabilità sociale da parte del professionista, c'è un codice, ci sono tutti i codici etici, tutte le professioni devono avere obbligatoriamente codice etico deontologico, che poi molto spesso i codici deontologici sono l'evoluzione dei codici etici. Tra i primi articoli dei codici etici c'è proprio un principio fondamentale, che il professionista è al servizio della collettività, non del proprio cliente. Quindi nel momento in cui esercita la propria professione, la prima finalità è quella della tutela della collettività, non del proprio cliente. E naturalmente nel momento in cui va a violare questo principio aureo della professione, va naturalmente a tradire le aspettative sociali che la collettività ha nutrito nei confronti del professionista nel momento in cui ha riconosciuto al professionista di poter esercitare. Collettività in senso lato, ma la collettività anche dei professionisti, e quindi quella degli ordini. Io chiamo ovviamente anche in campo gli ordini, che in realtà non intervengono assolutamente, perché naturalmente l'ordine giustifica rispetto al fatto che per intervenire è necessaria ovviamente una certezza della responsabilità giuridica. E per questo è un'analisi sociologico-giuridica, perché io metto a confronto responsabilità giuridiche e responsabilità sociali. Analisi sociologiche come quella dell'imprenditore, che è come quella che è stata fatta da Rocco Sciarrone, ha degli elementi che provengono dalla giurisprudenza, cioè cerco di unire per la prima volta le due dinamiche, i due ragionamenti, le due argomentazioni sociologiche e giuridiche, e in questo caso gli ordini si appellano alla presunzione di innocenza e quindi ad attendere il terzo grado. Ci sono delle realtà però associative che sono intervenute proprio professionisti liberi, piuttosto che la carta delle professioni, appunto di Modena, del CUP, del Comitato Unitario delle Professioni di Modena, che è una realtà che a livello nazionale sta effettivamente dando esempio di come si può intervenire sul professionista che magari è arrivato al secondo grado di giudizio, perché si può intervenire con una sospensione, naturalmente non con una radiazione, perché no, è illegittima, ma in questo caso sarebbe interessante intervenire dal punto di vista della clientela, perché tu hai fatto tutta una serie di domande, poi sei arrivato alla questione dell'ordine, però è anche il cliente che si sceglie il proprio professionista, no? E quindi io che cliente, che professionista scelgo? È evidente che se devo scegliere un commercialista, scelgo quello che mi fa pagare più tasse o me ne fa pagare meno. Anzi, se so che quello è passato anche da un processo per evasione fiscale e magari al primo grado, anzi, quella è la pubblicità che il commercialista si fa per un certo tipo di cliente. E siccome credo che tutti i clienti più o meno tentano di pagare meno tasse. Ma infatti è questo il discorso di dire il professionista deve tutelare la collettività, perché il professionista non è al servizio del proprio cliente, non è un dipendente del proprio cliente. Cioè il ruolo
ruolo sociale del professionista deve essere riacquisito proprio in questi termini. Tu professionista non devi essere al servizio e, come dire, porre in essere azioni che ti vengono suggerite o richieste dal tuo cliente nel momento in cui tu, nella tua veste, nel tuo riconoscimento istituzionale di ruolo di tutore della collettività, devi comunque porre in essere una tutela del bene collettivo, del bene pubblico. Quindi tu al tuo cliente che ti chiede di alterare i bilanci piuttosto che modificare un edificio o qualsiasi altro di documentazione che è una documentazione etica, devi dire no, io non lo posso fare perché io decido di non farlo. Il problema proprio è che si arriva e si arriverà a un decadimento della professione. Il professionista non sarà più professionista, ma sarà semplicemente un, come dire, un soggetto, che è un servitore di un padrone che decide esattamente quali sono le linee. E questo è l'elemento importante. L'elemento importante è proprio della riacquisizione di un monopolio, di un monopolio conoscitivo, ma anche di un monopolio decisionale. È il professionista che decide cosa si deve fare e cosa non si deve fare, naturalmente rispetto alla norma. Perché in questo caso naturalmente avviene esattamente il contrario e ci sono, io narro anche delle vicende, ovviamente sempre tutte vicende che vengono riprese naturalmente da dati giudiziari investigativi e quindi sono tutti rintracciabili. Sono vicende che sono inquietanti, perché lo dovrebbe fare? Lo fa per interesse. Lo fa semplicemente per interesse, perché questi soggetti sono soggetti ovviamente che sono comunque clienti che pagano parcelle nell'immediatezza, anche nell'anticipo, in questo momento storico non è cosa da poco, e anche perché io professionista, nel momento in cui accetto un determinato incarico, posso, perché ci sono casi emblematici, posso entrare all'interno di quel contesto, no, clientelare, e quindi mi permette di avere clienti su clienti che appartengono a quella nicchia. Poi ci sono anche i professionisti che cedono esattamente per una soggezione di questo potere carismatico del grande capo mafia. No, ribadisco, riporto, la si può rivedere su YouTube ormai, l'intercettazione di questa consulente finanziaria di Bologna che è stata condannata in Cassazione con rito abbreviato di Emilia, che era onorata del fatto che il grande capo mafia andasse nel suo studio e avesse scelto il suo studio. Sentire questa professionista che esprime parlando con il padre addirittura un riconoscimento di un potere carismatico nei confronti di questo grande capo mafia è inquietante anche perché sentiamo questo accento, no, bolognese sullo sfondo che ti fa capire esattamente che non stiamo parlando di soggetti che sono intimoriti, ma sono soggetti che decidono di entrare in quella rete di clientela che è esattamente... Sì, è proprio lui, il sanguinario, ed è venuto da me. Riconosce la potenza criminale. Tu sei appunto responsabile della legalità di Confcommercio, ne abbiamo parlato tante volte. Ci può essere la giustificazione di chi accetta quella moneta cattiva del fatto che fai il libero imprenditore, il commerciante, il piccolo imprenditore che è la grande giustificazione di tante cose, che lo fai in uno Stato che non ti aiuta ma anzi ti appesantisce? Se la tassazione fosse più leggera, se la burocrazia fosse meno complicata, ci sarebbe meno rischio di infiltrazioni, tu pensi? Intanto voglio, riallacciandomi a quello che avete discusso con Stefania, vorrei dire che noi come Confederazione ci ispiriamo all'articolo 41 della Costituzione, libera impresa senza danneggiare, non mi ricordo letteralmente, naturalmente la collettività. Quindi le nostre imprese associate che rappresentiamo devono avere ben chiaro
questo principio ispiratore, che è quello proprio della nostra Costituzione, è il nostro codice deontologico, e noi rappresentiamo le aziende sane. Aziende sane che non possono, per venire alla tua domanda, essere lasciate sole in questa terra di mezzo, in questo dedalo così difficile, in questo momento di grande crisi. Non possono assolutamente essere lasciate sole. Proprio nel libro si parla di imprenditore, di solitudine, è la solitudine il grande male dell'imprenditore che cade nella rete e che diventa impresa grigia. Quindi vogliamo essere una grande rete di protezione dove si possa parlare e appunto dove si possa informare. Ma per fare questo sforzo non si può pensare che lo devono fare i piccoli imprenditori da soli, lo dobbiamo fare tutti, lo deve fare la società civile, lo devono fare i professori all'università, lo devono fare i giuristi, lo devono fare gli opinionisti, scrittori, perché sono il 47% del PIL italiano, perché la nostra pluralità di mercato è la più affascinante del mondo e chi viene qui nella nostra terra ci riconosce questo grande appeal, perché sono abituati a vedere monomarca, negozi giganteschi. Solo in Italia abbiamo questa tradizione secolare di mercanti che cercano e fanno una ricerca costante di oggetti che poi pongono all'attenzione degli altri. È la nostra ricchezza e fa parte anche questo del nostro patrimonio e li dobbiamo aiutare. Li dobbiamo aiutare con il credito, perché in questo momento l'accesso al credito fa la differenza tra chi può resistere nel territorio e chi no, perché devo dire che le aziende di tradizione sane, di cui io mi vanto di possederne una, si sono acquistati nel tempo nei confronti delle aziende una fiducia tale che i pagamenti si sono allungati. Non si è mai visto che le aziende ti dicono vabbè, facciamo un pagamento più lungo, ti offrono, cioè si sono resi conto gli industriali, chi produce, che noi non ce la possiamo fare, e non se ne è reso conto lo Stato e non se ne è reso conto il mondo civile, e questo è veramente la grande sofferenza. Poi io non posso accettare che ci sia una scusante delle tasse, perché al limite le tasse non le paghi, l'IVA la reatizzi. Se ti riesci a non essere solo e riesci a parlare, insieme si può affrontare le varie difficoltà del momento. Non assolutamente è lontano da me il concetto che si possa accettare la moneta cattiva. Ci sono tanti detti in Toscana, i soldi cattivi non fanno fortuna e finiscono male. Uno dei principali è proprio questo, è assolutamente deprecabile. Nord-Sud, è l'impresa meridionale quella, forse naturalmente e banalmente, più esposta all'infiltrazione mafiosa, o c'è una domanda di mafia anche nelle imprese del Nord? Una delle ragioni per le quali ho scritto questo libro è proprio per scardinare l'immaginario di un Nord colonizzato, di un Nord che è stato infettato da questo virus che proviene dal Sud. Perché ovviamente vivendo in questo contesto, quello emiliano, tra l'altro sto parlando di una regione fiore agli occhiello, no? A livello imprenditoriale e altro, mi ero un po' stancata del fatto, io mi occupo di queste tematiche insomma da più di 15 anni, del fatto di negare comunque la presenza della criminalità organizzata. Nel momento in cui le indagini ovviamente non hanno rilevato la presenza decennale sul territorio, sì, però vabbè, è colpa dei calabresi.
cioè noi non c'entriamo nulla. Questo, cioè proprio le dichiarazioni classiche che abbiamo fatto, cioè noi non abbiamo potuto, come dire, arginare questo fiume, questa orda criminale, criminogena proveniente dal sud. Non stanno esattamente così le cose, perché in realtà c'è un elemento molto importante, è quello proprio della permeabilità del sistema economico del nord, della richiesta di mafia, come appunto diceva Salvatore Lupo tanti anni fa e fece scalpore questa sua affermazione, adesso è un dato di fatto, perché in realtà tutte queste teorie, ovviamente del contagio, anche la teoria del soggiorno obbligato, sono teorie che naturalmente sono state falsificate, perché il soggiornato obbligato piuttosto che il migrante, no? I flussi migratori che sono stati comunque causa dello spostamento dal sud al nord, in realtà sono tesi che non hanno un fondamento scientifico, o perlomeno se pensiamo al discorso del soggiornato obbligato, il soggiornato obbligato ha sicuramente continuato a fare al nord quello che faceva al sud, ma l'ha potuto fare al nord perché ha trovato un contesto che così impermeabile non era. Perché evidentemente ha trovato comunque soggetti con i quali fare affari, perché questi soggetti, questi imprenditori del nord hanno deciso di creare queste connessioni e hanno aperto le loro attività imprenditoriali. Io parlo soprattutto nel mondo imprenditoriale, però in realtà c'è anche comunque il mondo istituzionale, perché gli appalti vengono vinti nel momento in cui vengono assegnati, quindi c'è anche una responsabilità dal punto di vista istituzionale, e quindi l'elemento fondamentale è proprio l'appetibilità delle zone di destinazione, perché comunque gli investimenti vengono fatti in contesti ovviamente dove si può investire, ma soprattutto proprio la permeabilità. Quante volte ho sentito parlare di anticorpi, quante volte in contesti naturalmente che sono anche quelli emiliani. Noi non dimentichiamoci che Reggio Emilia, che ribadisco è il fulcro, il cratere, tutto questo è la città del tricolore, quindi è anche l'elemento delle mafie che non sono più figli della ritrattezza economica, ma che sono compatibili naturalmente anche con un civismo, con un alto livello di civismo come quello che è nell'Emilia. Perché alla base c'è sempre questo rifiuto, no? Rifiuto, ma proprio rifiuto proprio anche culturale, di accettare e di assumersi la responsabilità ovviamente di aver ceduto territorio, di aver ceduto potere e avere connesso ovviamente affari con questi soggetti. Io a lezione faccio sempre sentire le intercettazioni telefoniche ai miei studenti, perché è interessante sentire anche i diversi accenti. E c'è l'accento emiliano con il calabrese, non sono solo calabresi che parlo di Calabria per 'ndrangheta, perché il processo Emilia è un processo all'andrangheta, ma d'altra parte è mafia capitale, parlavano tutti a romanesco, quindi parlavano tutti come Suburra. Visto che parliamo di Calabria, mi piacerebbe sentire e accogliere sul palco il Presidente della Calabria Centrale. Presidente della Calabria Centrale? Ettore Falvo. Io mi siedo, gli do la sedia e sto qua, faccio il conduttore in piedi. Abbiamo parlato, lei c'ha proprio il polso, buonasera, c'ha il polso e l'esperienza dell'impresa e del commercio. Rispetto a questo rischio, a questa infiltrazione, a questa capitale mafiosa, come si resiste? Perché a Bologna forse uno può scegliere, ma forse in Calabria, in alcuni piccoli centri, è difficile resistere, non dico al pizzo, che è molto complicato perché lì si è vittime proprio, ma alla convenienza di essere avvicinati da un finanziatore, un'agenzia finanziaria, dei soldi che forse non si sa bene da dove vengono, ma qualcuno che ti dice ti do del finanziamento, il tuo locale, il tuo ristorante, che so, il tuo, lo lanciamo. Come si fa? Con quali strumenti? Allora, intanto il riferimento alla moneta sporca credo che fosse
quello a Grisham, quindi del XVI secolo, quello parlava della moneta sporca che aveva sostituito quella sana, ma si riferiva a una cosa diversa rispetto a quella di cui stiamo parlando oggi. La moneta sporca nel loro caso era quella più usata, e rispetto a quella invece, per esempio, in oro e in argento, che aveva un'efficacia anche nel cambio effettivo e empirico di quello del materiale che veniva appunto identificato come moneta di scambio. Qui invece il ragionamento che noi applichiamo è sostanzialmente diverso, ancora più difficile. E quello che viene fuori soprattutto da un approccio fuori dalla regione è che il nostro territorio subisce due grandi sofferenze. Il primo, che veniamo identificati tutti come calabresi e quindi 'ndranghetisti. Ma in Calabria c'è la stragrande maggioranza dei calabresi che non sono né criminali né 'ndranghetisti né vogliono far parte di questo sistema corruttivo, collusivo e pervasivo. E sono la stragrande maggioranza. Poi c'è un altro aspetto che è un aspetto... Per fortuna diciamo che sono la stragrande maggioranza, se no non saremmo nemmeno qui. Come diceva prima, abbiamo probabilmente il polso della situazione e ci misuriamo ogni giorno con tantissimi esercenti, con tante imprese, con tanti commercianti che hanno voglia di fare attività legale, etica, come dicevamo. Il senso etico, la trasposizione etica di quello che vorremmo che fosse l'agire del commerciante e dell'esercente nella sua professione, lasciatemelo dire, è riconosciuto da noi stessi, perché noi ci rendiamo conto, siamo un po' la cartina al tornasole di quello che è il rapporto buono, ecco, il rapporto buono, come la moneta buona e quella cattiva, il rapporto buono tra gli esercenti e il territorio che li circonda. Poi ci sono alcune aree della Calabria nelle quali l'attività pervasiva è più importante, l'attività collusiva è più importante, ci sono delle aree nelle quali c'è una sorta di spartiacque importante, altre invece in cui questa sorta di spartiacque è più annacquato, è più così lascivo, e ci dà la possibilità purtroppo di non identificare bene chi è l'interlocutore dall'altra parte. Allora che succede? Che soprattutto negli ultimi anni, con la crisi strutturale, quella importante del 2007, a venire agli anni nostri, si è andati nella direzione di stringere le maglie, soprattutto per esempio dell'accesso al credito. E da queste maglie così rigide ne è uscito fuori una sofferenza importante. Noi recepiamo quotidianamente il grido di dolore di una crisi che continua a venire avanti perché ancora non è passata. Noi alle nostre latitudini, quindi in Calabria ma anche in Sicilia, in Basilicata, siamo un po' abituati alla crisi. La crisi l'hanno avvertita forse molto di più dalle parti del nord-est, dall'Emilia Romagna, appunto parlavate prima dell'Emilia Romagna, a salire. Qui siamo un po' abituati alla crisi. Viviamo in crisi da sempre. Noi. Siamo in crisi da sempre. Dall'861. E questa crisi ci ha dato la possibilità però di comprendere che la nostra, da un lato, è una tradizione culturale di voglia di riscatto, ma quando le risorse diventano sempre più asfittiche, poi è difficile tirarle fuori da questo tessuto sociale così piagato veramente da una crisi endemica che noi viviamo. Non andiamo troppo lontano, ma sicuramente dalla fine dell'Ottocento. Allora, Stefania Parelli, giustamente ci è stato detto una cosa che, e tu hai fatto una distinzione, abbiamo detto che c'è l'imprenditore vittima, che è quello a cui chiedono il pizzo, che è quello forse più motivato a ribellarsi, giusto? Perché non ha, a un certo punto capisce che non c'è più convenienza. Poi c'è quello colluso. A un certo punto individui un imprenditore che mi sembra che un po' veniva fuori dalla descrizione, questa, l'acquiescente, quello che un po' in buona fede, un po' in mala fede, un po' ingenuamente, un po' furbamente si rivolge a qualcuno, accetta qualche piccolo favore economico, non si spinge, magari a volte riesce anche perfino a farla franca rispetto alla moneta, all'ingresso della moneta cattiva. Questa figura così ambigua, sfuggente, è quella che
letterariamente mi affascina di più, diciamo, in questo senso. Perché la, il cioè la vittima è colluso, è bianco o nero, se è cattivo se è buono. Se l'acquiescente, quello che non è, è proprio, vorrei che me lo spiegassi. Sì, in realtà a me è servito riprendere il concetto di imprenditore acquiescente per paragonarlo al, e fare una comparazione all'imprenditore vittima. Cioè quando l'imprenditore da acquiescente, cioè il soggetto che non denuncia, diventa vittima, o quanto è responsabile un imprenditore che in realtà cede e comunque è vittima di un'estorsione. Ed è esattamente su questa figura che si interseca l'analisi sociologica e l'analisi giuridica. Cioè quello che ci perché è difficile distinguerlo anche dal punto di vista giuridico, sì, nelle sentenze. Dal punto di vista giuridico è estremamente, estremamente difficile, perché è estremamente difficile nel senso che la Cassazione ci dà delle definizioni molto chiare, cioè è difficile dal punto di vista più sociologico che giuridico, perché ovviamente sulla normativa, sulla legge, è difficile per i magistrati individuare queste sfumature. Però c'è un elemento molto importante che è il dovere della denuncia. Quindi bene o male un imprenditore che si trova all'interno di, una, di un contesto e o sceglie o per paura o per convenienza, nel senso di dire non mi conviene denunciare perché altrimenti sicuramente la mia situazione peggiorerebbe, e non denuncia, ci sono comunque delle sanzioni. Delle sanzioni che non sono solamente giuridiche penali, perché non necessariamente, ma possono essere anche delle sanzioni amministrative. Ci sono delle forme di interdittive antimafia per l'imprenditore che non denuncia. Quindi bisogna stare molto attenti, come il discorso di dire sono vittima. Quando è che l'imprenditore è vittima? È imprenditore, ce lo dice la Cassazione, è vittima nel momento in cui subisce una ineluttabile coartazione, cioè quando la propria vita, la propria incolumità e quella dei figli e della propria famiglia è in pericolo, c'è il pericolo di vita. Questo è la vittima e questo è ovviamente l'acquiescente. L'acquiescente, ribadisco, è un soggetto che può... è sicuramente in un limbo, ma ha delle responsabilità, e ci sono delle sanzioni, tra l'altro che poco studiate, poco conosciute, forse anche troppo poco applicate, ma è proprio l'elemento appunto dell'interdittiva antimafia che viene applicata in un procedimento un po' particolare, proprio nel momento in cui da un procedimento di usura si capisce che c'è stato un soggetto che non ha denunciato. La mancata denuncia comporta ovviamente una sanzione amministrativa, come può essere l'interdittiva antimafia, che è comunque una sanzione di un certo tipo. E anche a volte un po' come dire tirata via in qualche occasione, le interdittive antimafia a volte sono state utilizzate anche un po', diciamo, col maglio da qualcuno, da qualche prefetto, dico, ma ne abbiamo viste insomma le situazioni, perché essendo una situazione complicata ci sono anche eccessi a volte di applicazione di sanzioni amministrative. Bisogna lavorare, e vado a chiudere, dobbiamo lavorare su questi acquiescenti, convincerli che è conveniente uscire allo scoperto, denunciare, non sentirsi soli, trovare solidarietà. E per questo, che in Confcommercio c'è addirittura un ufficio per la legalità, e per questo che noi andiamo in giro in Italia a divulgare ai giovani la cultura della legalità, e per questo che siamo, oltre a questa iniziativa straordinaria di Trame che ci affascina tanto, siamo sostenitori del premio Libero Grasso, del premio Giorgio Ambrosoli all'integrità, perché non sono solo imprenditori ma sono anche, è per questo che lottiamo tanto, e per questo che chiedo aiuto. E però una domanda, Gaetano, te la vorrei fare io, perché il pericolo, tutte queste chiusure dei negozi, questi piccoli imprenditori, questa nostra forza italiana che non ce la fanno e che chiedono aiuto, hanno bisogno di rispetto e hanno bisogno di una risposta. Allora io dico che anche l'acquisto alla fine è una scelta politica. E ogni volta che decidiamo di comprare una cosa, per carità, siamo liberi di comprarla nel grande magazzino, in online, dove, però
dobbiamo andare a sapere che forse fra 10 anni le nostre città non saranno più così, che il negozio sotto casa, quel negozio di tradizione, che quel commerciante che la mattina ci saluta non ci sarà più. E allora io ti dico, tu che vivi in una casa sicura e tiepida, viveresti lo stesso in una città senza negozi, senza il commerciante che ti accoglie la mattina? Io sono un teorizzatore della puttia, quella che si chiama la puttia, la bottega, quindi sono un amante. Devo dire che io, anche forse qualcuno dice per snobismo, sono un po' refrattario al centro commerciale, dove so che ci sono dei commercianti dentro i centri commerciali, non è che ci sono dei marziani. E allora lottiamo tutti insieme per questo mondo. Quindi c'è anche, come sapete, il consumo critico, quindi scegliere dove compriamo le cose, scegliere da chi compriamo, scegliere, e se sappiamo, perché ieri c'è Daniele Marannano che ha fatto la campagna di addio pizzo a Palermo, se sappiamo che quel commerciante, aiutiamo le piccole botteghe. Aiutiamo le perché piccole questo è il controllo del territorio e non permette alla mafia di entrare nei nostri territori, perché poi se ne vanno le botteghe si spopolano nei paesi, come abbiamo visto ieri nella nostra inchiesta dei nostri giovani di Visione Civica. Ringrazio Anna Lapini. Grazie a voi. Ringrazio, grazie, il presidente, scusi con questo, ecco, Pietro Falbo, scusate, Stefania Pellegrini. Vi consiglio il libro, che è molto bello, molto denso, molto importante. Grazie.